Buongiorno, sono l'avvocato Gwendal Cecovini Amigoni. Oggi parliamo di mediazione. Cos'è e perché se ne parla? La mediazione è un modo alternativo di risoluzione delle controversie. Alternativo a cosa? Alternativo a quello giudiziale, alternativo all'andare da un giudice. In pratica, invece di andare in tribunale, le parti si rivolgono ad un mediatore che le aiuta a trovare una soluzione al problema. Da alcuni anni se ne parla in Italia perché per legge fare un tentativo di mediazione è obbligatorio prima di potersi rivolgere al tribunale. Non sempre, ma in molti casi. Ad esempio nelle liti che riguardano il condominio, la locazione, l'affitto d'azienda, nel risarcimento da responsabilità medica, nei contratti assicurativi, bancari, finanziari e anche per le divisioni e le successioni. Quali sono i vantaggi della mediazione? La mediazione ha una durata certa e breve, dura al massimo 3 mesi. Ha un costo che si conosce fin dall'inizio, perché c'è un tariffario che si può consultare. La procedura è informale, cioè si adatta alle necessità del caso, alle necessità delle parti presenti. Le parti sono assistite dal loro avvocato a tutela dei loro interessi. Inoltre, ciò che viene detto in mediazione è coperto da segreto e ciò favorisce enormemente il dialogo tra le parti, che possono così esprimere idee, formulare proposte liberamente, senza che poi vengano loro rinfacciate. Soprattutto, il punto di forza della mediazione è che la decisione spetta alle parti. Non c'è un soggetto estraneo che decide la lite, come succede quando si è in tribunale con la decisione del giudice. Il mediatore non è un giudice, il mediatore non decide nulla. Lui si limita, con delle tecniche particolari, a far sì che riprenda il dialogo tra le parti e che le parti trovino da sole una soluzione che a loro piace. Non sono obbligate a farlo. Non è detto che la mediazione abbia successo, non è detto neanche che la mediazione effettivamente abbia un inizio, ma è interessante sapere che quando la mediazione inizia si conclude positivamente circa la metà delle volte. Salve!